preferito. Oh, bella a tutti ragazzi, sono Kant, un saluto alla Zona Rossa. Oggi è giorno numero 20 di questo diario di quarantena. Voi vi siete ricordati del cambio dell'ora? Io sinceramente no, e quindi vuol dire che stamattina il cane ha mangiato un'ora in anticipo e infatti non l'avevo mai visto così contento, gli rideva anche il culo. Peccato perché volevo abituarlo a degli orari diversi e invece sti cazzi. Se ne riparlerà a novembre. Tra l'altro speriamo che a novembre, ottobre, quando cazzo ricambierà l'ora, sia finito questo diario di quarantena, se no la cosa la vedo piuttosto grave. Comunque oggi vi parlerò di una band che per me è stato un po' un punto di svolta, e infatti i miei ascolti li posso considerare prima e dopo i Crippled Bastards. Infatti il loro album del 2000, nella mia mente di giovane liceale, mi ha in qualche modo fottuto il cervello e aperto gli orizzonti verso un mondo di ascolti che prima mi erano in qualche modo preclusi. Ma non è di Misantropo a senso unico che voglio parlarvi oggi. Infatti se vedete in questo diario di quarantena cerco più o meno sempre di parlare di uscite un po' minori. E quindi oggi vi parlerò di Frammenti di Vita, uscito per Deep Six Records nel 2011. La versione CD invece è uscita per FOD Records, io ho quella su vinile. Allora, questo è fondamentalmente un album di cover. Adesso ti spiego un attimino la storia. Allora, nel 1994 i Crippled Bastards fecero uscire questo 7 pollici, non questo in particolare perché questa è una ristampa uscita con quel vinile. E in questo 7 pollici i Crippled Bastards andavano a coverizzare brani della scena punk hardcore anni 80 italiana. Infatti nella tracklist vediamo band come Wretched, Negazione, Nabat, Indigesti, Blue Vomit, Impact. E dopo l'uscita di questo 7 pollici si ripromisero di far uscire un LP intero di cover italiane di gruppi che avevano influenzato il loro sound. Però per l'uscita di questo LP ci vollero circa 16 anni, e così a distanza di tempo ecco l'uscita di Frammenti di Vita, che porta lo stesso identico nome del 7 pollici precedente, ma in versione LP CD. Così facendo hanno creato, credo, non poco casino. Infatti ci sono due uscite che portano lo stesso nome, differenziate però dall'anno. In questo LP del 2011 i Crippled ricalcano un po' le band che avevano coverizzato nel 1994, con l'aggiunta di altri mostri sacri come i Nero Orgasmo, i Necrodeath, e in effetti la mia canzone preferita all'interno del disco è Mater Tenebrarum, e qui ci sono anche i Raw Power. In aggiunta ci sono due pezzi classicissimi dei Crippled Bastards come Polizia, una razza da estinguere e Italia di merda, riregistrati nella sessione di registrazione di questo disco, che come ho detto prima il vinile usciva insieme a una ristampa del 7 pollici. Quindi di questo 7 pollici c'è sia l'edizione del 94 che quella del 2011. Spero di non aver detto cazzate né di aver fatto casino, cosa molto molto probabile. Allora, per quel che riguarda il 7 pollici, usciva su vinile rosa marmorizzato. So che c'è qualcuno che si eccita quando uso la parola marmorizzato, e quindi si ecciterà ancora di più perché oggi la userò due volte, perché il vinile è marmorizzato anche lui in questo colore che non so bene definirtelo, comunque è un azzurro che tende al grigio. Mi piace tantissimo il fatto che all'interno del booklet ci siano le foto delle band che vengono coverizzate, e questo aggiunge caratura ad un prodotto già fighissimo in partenza. Per quel che riguarda la grafica dell'LP è stata curata da Andrei Buzikov, penso di averlo pronunciato bene, spero. A me la grafica piace veramente tantissimo, è lo stesso grafico che si è occupato di copertine di band come Municipal Waste, Deadfall e Cannabis Corpse. Spesso le grafiche di ispirazione trash tendono un po' a confondersi tra di loro, ma questa qua è veramente spettacolare. Bellissima anche la foto di retro, dove ci sono i Crippled Bastards in mezzo a una collezione di vinili e di punk hardcore anni 80. E quindi ragazzi miei, il disco di oggi che vi consiglio di andarvi a sentire è Frammenti di Vita dei Crippled Bastards. Vedrete che possono essere un'ottima svolta alla vostra domenica di quarantena. Il disco è facilmente reperibile, credo. Ho visto su Discogs, si trova facilmente, credo anche via FOD Records. E quanto a noi, ragazzi, ci vediamo come al solito domani. Dai!